Mentre il mondo si angoscia a ogni sua provocazione, la Corea del Nord, nell'ombra, rimane fedele al suo progetto. Generazione dopo generazione ha congegnato un implacabile meccanismo che alla fine, una mossa dopo l'altra, la metterà al centro del gioco. Ecco la storia di una dinastia che vuole incastrare l'America. Una piccola dittatura, un retaggio folcloristico della Guerra Fredda che tiene sulla corda il paese più potente del mondo. La Corea del Nord si appresta a scoprire le sue ultime carte, le più pericolose, nella speranza di far finalmente vacillare gli Stati Uniti. Il nemico di sempre. Mr. Secretary General, Mr. President, world leaders, and distinguished delegates, welcome to New York. It is a profound honor to stand here in my home city as a representative of the American people. Now, North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Settembre 2017, l'Assemblea Generale dell'ONU rimane raggelata dal discorso del nuovo presidente americano. La risposta sarà sferzante. La dinastia dei Kim si prepara da quasi 70 anni a questo confronto. Un cambio di strategia è fuori discussione, quali che siano le minacce. Kim Jong-un è soltanto un piccolo leader di un piccolo paese. E di fronte a lui c'è il presidente della prima potenza mondiale. L'uomo più potente del mondo minaccia questo piccolo dittatore e si lancia in una strana guerra di parole. Dovrebbe essere una vittoria facile per Donald Trump. E invece no. Gli unici paesi che gli Stati Uniti rispettano sono quelli che possiedono armi nucleari. Non hanno mai attaccato un paese che detiene armi nucleari. Allora, il messaggio dei nordcoreani, nella sua espressione più semplice, come l'ho sentito in privato, ma che traspare anche nei discorsi ufficiali, se si ascolta attentamente, è il seguente. Voi americani volete che rinunciamo alle armi nucleari? Dovrete comunque scegliere. O ci dichiarate guerra per impedirci di continuare su questa strada, oppure ci accettate come potenza nucleare. Il 38esimo parallelo, una zona demilitarizzata, inaccessibile, è la frontiera che divide le due Coree. Gli eserciti della Corea del Nord e del Sud si fronteggiano dal 1953, dalla fine della guerra di Corea. Un faccia a faccia che sembrava cristallizzato per l'eternità, ma questo equilibrio silenzioso vacilla dal momento del primo test nucleare della Corea del Nord, nel 2006. D
10 anni dopo, nel settembre del 2016, la televisione di Stato annuncia con orgoglio l'esito positivo del quinto test, quello che sveglierà Washington. Dal mio punto di vista, è proprio questo quinto test a rendere la loro capacità nucleare non solo credibile, ma anche molto pericolosa. Certo, già il terzo o il quarto esperimento erano preoccupanti. Dobbiamo anche ricordare che negli anni 90 la Corea del Nord ha condotto con successo diversi test ad alta intensità nei suoi laboratori. Lo faceva già con l'idea di miniaturizzare i dispositivi per poterli proiettare su distanze più lunghe. Parallelamente ai progressi della bomba, la Corea del Nord ha sviluppato dei missili sempre più potenti. Dal 2017 il loro raggio d'azione ha superato i 10.000 chilometri. We begin with North Korea late today launching a new missile. North Korea has announced it successfully tested a nuclear-capable intercontinental ballistic missile. Kim Jong-un says this is a miniaturized nuclear warhead, a capability the world hoped North Korea would never reach. North Korea's new missile test is another intercontinental ballistic missile. It flew higher and longer than ever before. A triumphant North Korea says its latest ballistic missile test demonstrates that it now has the capability to strike anywhere in the United States. Il mondo è sotto shock. Eppure, l'entrata della Corea del Nord nel club delle nazioni nuclearizzate non è propriamente una sorpresa. È il risultato di diversi decenni di sforzi. Un programma, un'ossessione nati ancor prima della fondazione della Repubblica Popolare di Corea. Durante la Seconda Guerra Mondiale, molti coreani furono portati in Giappone e costretti ai lavori forzati. Così, quando le bombe atomiche colpirono il Giappone, molti coreani videro l'esplosione, ne constatarono gli effetti, sapevano di cosa si trattava. Dopo la guerra, quando tornarono in Corea, descrissero ciò che avevano visto. I politici ne capirono subito l'importanza. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli alleati vittoriosi dividono la Corea proprio come avevano fatto con la Germania lungo il 38esimo parallelo. A nord, i sovietici insediano Kim Il-sung, un combattente comunista alla testa di un comitato provvisorio del popolo. 3 anni dopo, assume definitivamente il potere e fonda la Repubblica Democratica di Corea. Nel 1950 Kim Il-sung attacca la Corea del Sud. È l'inizio della guerra di Corea che mieterà 3 milioni di vittime in 3 anni. Il nord è sostenuto dalla Cina e dall'Unione Sovietica. Il sud da una coalizione internazionale, la prima di quel genere, sotto l'egida delle Nazioni Unite. È un conflitto così violento che il generale americano MacArthur, alla testa delle forze dell'ONU, vorrebbe utilizzare l'arma nucleare. Per il giovane dittatore è una prima rivelazione. Se il suo piccolo paese vuole sopravvivere, dovrà dotarsi di armi nucleari. Durante la guerra di Corea, Kim Il-sung si rivolge ai russi e dice loro: «Mi piacerebbe possedere armi nucleari per poter dissuadere i miei nemici». I russi rispondono: «Neanche per sogno». Erano molto contrari a quest'idea. Ma lui ha continuato a insistere e per finire hanno acconsentito che qualche scienziato nordcoreano andasse a imparare dai loro ingegneri nucleari. Kim
Quando la Corea del Nord ha iniziato il suo programma nucleare, si trattava innanzitutto della scelta del più debole. I più deboli non dispongono di risorse, dunque non possono essere forti in tutti gli ambiti. Sono perciò costretti a concentrarsi su una cosa sola, la più importante. Nel caso della Corea del Nord, è stato lo sviluppo dell'arsenale nucleare. Dopo la guerra di Corea, Kim Il-sung spera che Mao, che ha appena perso un figlio in guerra, lo aiuti a sviluppare il suo arsenale nucleare. Si reca a Pechino, ma i rapporti tra i due leader sono complicati. Il dittatore cinese non si fida del suo omologo di Pyongyang e non gli rivela i primi segreti della bomba cinese. Allora Kim Il-sung, all'inizio degli anni 60, si rivolge di nuovo a Mosca. L'Unione Sovietica, che cerca di contenere l'influenza di Mao, offre a Pyongyang un trattato di assistenza che legherà i due paesi per diversi decenni. Il primo regalo sovietico sarà un reattore nucleare chiavi in mano. Kim Il-sung fin dall'inizio aveva l'intenzione di diventare una potenza nucleare. È per questo che la Corea ha acquisito la tecnologia russa e i reattori IMT-2000. In questo caso si può davvero parlare di preveggenza. Sapeva che un giorno avrebbero dovuto affrontare l'alleanza tra il Sud e gli Stati Uniti e che sarebbe stato molto difficile difendersi con le armi convenzionali. Così decide di dare la priorità allo sviluppo di un arsenale nucleare. Fin dagli anni 70, le missioni degli aerei spia americani riportano le prime fotografie del piccolo reattore di 5 megawatt offerto dai sovietici. Viene messo in servizio nel 1965 a Yongbyon, a 100 km a nord di Pyongyang. È lì che si svilupperanno i fondamenti del programma nucleare nordcoreano. Ma bisognerà aspettare gli anni 80 prima che la CIA cominci a preoccuparsi per i progressi nelle installazioni. Nessuno si rende ancora conto del pericolo che rappresentano. Quando lavoravo per la CIA, la Corea del Nord per noi era di gran lunga il bersaglio più difficile. In precedenza mi ero occupato dell'Unione Sovietica e posso dire che era un libro aperto in confronto alla Corea del Nord. Non si può far altro che raccogliere frammenti di informazione e cercare di metterli insieme, ma è un po' come un puzzle in cui mancano quasi tutti i pezzi e non c'è l'immagine sul coperchio della scatola. Abbiamo osservato i nordcoreani costruire un piccolo reattore nucleare moderato a grafite di 5 megawatt. È un reattore di ricerca. È piccolo, ma ogni anno ricava circa 5 kg di plutonio dal suo combustibile. Quanto basta per fabbricare ogni anno una bomba nucleare? Fin dall'inizio degli anni Ottanta, la Corea del Nord possiede dunque già tutti gli ingredienti per fabbricare armi nucleari, nell'indifferenza quasi generale della comunità internazionale. Per continuare a progredire nell'ombra, Pyongyang, nel 1985, aderisce al Trattato di Non Proliferazione Nucleare. Ma alla fine degli anni Ottanta crolla il muro di Berlino, trascinandosi dietro l'insieme del mondo sovietico di cui la Corea del Nord era la bella vetrina esotica. La sua economia sembrava perfino più florida di quella del Sud, ancora balbuziente. Ma con la caduta dei suoi alleati dell'internazionale comunista, Kim Il-sung sa di non avere più scelta. Deve far uscire il suo paese dall'isolamento. Nel 1992 sono venuti negli Stati Uniti e noi abbiamo detto loro:
Dovete riconsiderare gli impegni presi con l'Agenzia Internazionale Atomica di Vienna quando avete aderito al Trattato di Non Proliferazione Nucleare, un'adesione che vi era stata imposta dai russi in cambio dell'assistenza al programma nucleare. Ed è proprio questa la radice del problema. Hanno aderito al Trattato di Non Proliferazione accettando così di sottoporsi alle ispezioni che questo trattato prevede. Ma queste ispezioni hanno rivelato delle incongruenze con quanto loro dichiaravano. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Hans Blix, nel mese di maggio del 1992 visita di persona il sito di Yongbyon. È l'inizio di uno strano gioco tra i nordcoreani e gli ispettori dell'agenzia. Due anni di bluff, due anni di tensioni, di minacce o di dissimulazioni. A volte Pyongyang autorizza l'accesso alle installazioni fino a quel momento sconosciute. Altre volte minaccia di espellere gli ispettori. Alla fine Hans Blix non può che riconoscere il proprio fallimento. Non ne sa molto di più sui progressi dei coreani. Full inspection was not accepted at the radiochemical laboratory in accordance with the agreement we had. As a result, we cannot exclude that this radiochemical plant, reprocessing plant, has been operated between February last year and this year. We are not saying that it has been, but we cannot exclude that it has been operated. Ladies and gentlemen, the president-elect William Jefferson Clinton. Intanto, siamo all'inizio del 1993, un nuovo presidente presta giuramento a Washington. Protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. Fin dai primi mesi della sua presidenza, Bill Clinton riconosce che l'America non aveva visto arrivare quella minaccia. Before I became president, they may have accumulated enough nuclear material to make a nuclear device or two. That has been the press reports. I fail to see how that shows a lack of resolve on our part since we have been here. I think we have pursued this course quite firmly. Thank you very much. Il primo viaggio intercontinentale del nuovo presidente lo porta nella zona demilitarizzata tra le due Coree. Facendo questi pochi passi sul ponte, il ponte del non ritorno, Bill Clinton sa di provocare i soldati nordcoreani armati sull'altra riva. Il messaggio è chiaro. Bill Clinton promette dunque alla Corea del Nord la distruzione totale se continuerà a sviluppare il suo programma nucleare. Lo fa un quarto di secolo prima che Donald Trump proferisca le stesse minacce. Minacce che nel 1994 non erano semplici tweet. Pensavamo che fosse giunto il momento di fermarli prima che costruissero le sei bombe nucleari. Perciò, come segretario alla difesa, feci una dichiarazione pubblica dicendo che non avremmo permesso alla Corea del Nord di ritrattare il combustibile per farne delle bombe nucleari. Eravamo pronti a lanciare delle azioni militari per evitare che questo accadesse. Allora la stampa nordcoreana mi soprannominò il fanatico della guerra. Malgrado la minaccia, la Corea del Nord riprende la produzione di plutonio nel sito di Yongbyon e si ritira completamente dal trattato di non proliferazione nucleare. È il 13 giugno 1994 e a Washington la guerra sembrava solo una questione di ore. Una delle cose che prendemmo in considerazione in quel momento fu la possibilità di colpire il reattore nordcoreano. Sapevamo dove si trovava e perciò studiamo la cosa molto seriamente. Ma c'erano anche altre opzioni, tra cui un piano d'attacco di più ampia portata. A un certo momento l'ambasciatore americano a Seul disse: «Se state prendendo in considerazione queste opzioni, dovrò dire ai cittadini americani che è giunto il momento di lasciare la Corea del Sud».
Il 16 giugno il segretario alla difesa William Perry spiega al presidente i piani d'attacco nella sala di crisi della Casa Bianca. Gli ho detto che l'attacco avrebbe fatto molte vittime nella Corea del Sud, come pure tra le fila dell'esercito americano. Avevano almeno 1 milione di soldati ammassati lungo la frontiera ed erano molto vicini a Seul. La metropoli di Seul conta oltre 20 milioni di persone e si trova a 2 ore dal confine. Sarebbe dunque stato un disastro. Gli ho anche detto che avremmo sconfitto la Corea del Nord, che ci sarebbero voluti alcuni mesi, ma che avremmo vinto. Tra l'esercito della Corea del Sud, i rinforzi aeronavali americani, le nostre forze erano decisamente superiori. È una delle cose che gli ho segnalato, ma gli ho anche detto che nel caso in cui avessero avuto delle armi nucleari, sarebbe stato ancora più pericoloso e che dovevamo fare il possibile per dissuadere la Corea del Nord dal continuare a produrre armi nucleari. Lo stesso giorno Jimmy Carter attraversa la zona demilitarizzata scortato da soldati nordcoreani. Proprio mentre l'amministrazione Clinton si sta decidendo a dichiarare la guerra di sua iniziativa, l'ex presidente americano fa un tentativo estremo di negoziato. A Pyongyang lo riceve un Kim Il-sung malato, assistito dal figlio Kim Jong-il. Davvero, mentre alla Casa Bianca si susseguivano le riunioni per discutere le possibilità e il da farsi, Jimmy Carter incontrava Kim Il-sung e Kim Il-sung propose di avviare un negoziato sul futuro della Corea del Nord e delle relazioni con gli Stati Uniti. E, come si dice in diplomazia, una lampadina si è accesa. Il resto è storia. Un miracolo della storia. Lo scontro fu evitato per poco. Qualche giorno dopo, la Corea del Nord è in lutto. Kim Il-sung muore e il grande leader diventa il presidente eterno. Kim Jong-il, numero 2 del regime da diversi anni, prende il posto del padre. Passato il periodo di lutto, riprende i negoziati con Washington. Si svolgono a Ginevra e Robert Gallucci guida la delegazione americana. Le trattative durano 4 mesi, al termine dei quali si giunge a un accordo che ancora oggi è l'ultimo firmato dai nordcoreani. Pyongyang rinuncia al suo programma militare in cambio della promessa americana di fornirgli 2 reattori ad acqua leggera che possono produrre energia, ma più difficilmente delle bombe. L'obiettivo dei negoziati del 1994 era di interrompere la produzione di plutonio del programma nucleare nordcoreano. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto una volta concluso l'accordo. Loro avevano 3 reattori. Uno in funzione, 2 in costruzione per la produzione del plutonio e una fabbrica di ritrattamento per estrarre il plutonio. Abbiamo chiuso tutto. Tutto. La CIA aveva calcolato che senza quell'accordo i nordcoreani avrebbero prodotto ogni anno circa 200 kg di plutonio. Fino alla fine del suo mandato, l'amministrazione Clinton mantiene il dialogo. Madeleine Albright, la segretaria di Stato, si reca a Pyongyang per preparare una visita del presidente americano nella Corea del Nord con Kim Jong-il, diventato ormai numero 1 del regime. Dal canto suo, William Perry negozia il seguito degli accordi di Ginevra, una svolta che doveva essere storica. Il presidente Clinton aveva convalidato i termini di questo accordo e aveva fatto sapere che sarebbe stato lieto di incontrare Kim Jong-il per firmarlo. Ma in quel momento sono intervenute le elezioni americane e così una nuova amministrazione ha sostituito quella precedente. Il presidente Clinton era reticente all'idea di firmare un accordo che avrebbe vincolato il nuovo presidente. Disse che sarebbe spettato al nuovo presidente firmare quell'accordo. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, George Walker Bush.
Con il nuovo presidente il cambiamento di rotta è radicale. Fin dall'inizio della presidenza interrompe i negoziati con la Corea del Nord. Fin dall'inizio della transizione amministrativa, Bush aveva preso il controllo. Non fu dunque più possibile continuare il processo avviato da Perry. Tutto fu bloccato dalla nuova amministrazione che prendeva posto alla Casa Bianca. L'approccio di Bush era, come fu detto, anything but Clinton. Tutto basta che non sia un'idea di Clinton. Il processo Perry fu invalidato e questo annientò tutto il lavoro dell'amministrazione Clinton. E qui, in Corea, le relazioni tra il nord e il sud ne risentirono moltissimo. Nel 2001 la situazione internazionale cambia improvvisamente. E l'America modifica radicalmente la sua politica estera. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Ci fu riferito più tardi che la cosa era stata presa molto male a Pyongyang. Anche per questo i nordcoreani si convinsero che gli Stati Uniti, di fatto, non avevano più alcuna intenzione di normalizzare le relazioni, cosa che era stata comunque una ragione importante per indurli a rinunciare al loro programma nucleare. Quello fu l'errore fatale dell'amministrazione Bush. A loro quell'accordo quadro non piaceva, benissimo, ma bisognava almeno avere pronto qualcosa che lo sostituisse. Invece hanno lasciato soltanto questo vuoto enorme e i nordcoreani hanno semplicemente rilanciato il loro programma e da allora non si sono più fermati. La nostra ultima chance risale a ottobre-novembre del 2000. Poi tutto è svanito. Negli anni di Bush, la propaganda nordcoreana si scatena contro l'America. Non esita più a minacciare gli Stati Uniti e lo fa anche in inglese. Government statement of the DPRK. Since its advent, the Bush administration has designated us as part of an axis of evil. It proclaimed it as its state policy to deny our system and designated our country as a target of preemptive nuclear attack, which means an open declaration of a nuclear war against our country. Il regime concentra tutti i suoi sforzi sul sito di Yongbyon, dove vivono e lavorano ormai migliaia di scienziati. I nordcoreani non nascondono più che stanno preparando la bomba. Il conto alla rovescia continua implacabile. Si ferma il 9 ottobre 2006 con un annuncio trionfale della televisione di Stato. Questo primo test è di una potenza molto limitata, ma è la prova che i Kim non hanno mai interrotto il programma nucleare nordcoreano. Non hanno mai ceduto né alle minacce di Bush né alle promesse di Bill Clinton.
Nel 1994 la Corea del Nord non aveva né la bomba nucleare né missili balistici intercontinentali. Il paese era molto indebolito. In caso di guerra la Corea del Nord sarebbe stata completamente distrutta. I nordcoreani promisero allora agli americani che non avrebbero sviluppato l'arma nucleare. Avevano solo bisogno di tempo per portare avanti il loro programma. Ci rendiamo conto oggi che la Corea del Nord non ha mai smesso di mentire agli americani e alla comunità internazionale. La Corea del Nord ha imbrogliato tutti quanti. Un regime politico autoritario, per non dire totalitario, come quello della Corea del Nord, ha due vantaggi: la rapidità delle decisioni e la lunga durata delle strategie. Il fatto che le strategie durino a lungo è innegabilmente un vantaggio. Nei paesi democratici come gli Stati Uniti o il Giappone, le misure cambiano radicalmente secondo i governi, anche se l'obiettivo rimane lo stesso. Sia gli Stati Uniti sia il Giappone sono fondamentalmente contrari allo sviluppo delle armi nucleari da parte della Corea del Nord. La dinastia dei Kim vede dunque succedersi i presidenti americani senza mai cambiare rotta. Il tempo gioca sempre a favore dei dittatori. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Il 20 gennaio 2009 è la volta di Barack Obama alla Casa Bianca. Tenterà di riprendere la discussione degli anni Clinton. All'inizio dell'amministrazione Obama, il presidente, con i suoi collaboratori, me compreso, ha cercato di mandare dei messaggi alla Corea del Nord per segnalare che eravamo interessati a continuare o a reinventare una pista diplomatica. Avete mandato questo messaggio e quale fu la risposta? La risposta fu un test missilistico nei primi mesi dell'amministrazione Obama. Fu un gesto offensivo, fu una manifestazione di sfida e fu anche un modo di metterci alla prova. I nordcoreani hanno l'abitudine di cercare di mettere in riga i nuovi leader sia della Corea del Sud sia degli Stati Uniti, come a dire: non sei il mio capo, noi non ci piegheremo alle vostre aspettative, non ci potete comprare, non potete intimorirci. I satelliti e gli aerei americani confermano che la Corea del Nord non ha più veramente paura di Washington. Il sito di Yongbyon è ormai gigantesco. Barack Obama lo vede, ma preferisce non reagire. Pensa che non ci sia nessun beneficio politico nell'affrontare la Corea del Nord. Allora la sua amministrazione inventa un concetto che giustifica questa inattività: la pazienza strategica. Sa, i nordcoreani avevano l'abitudine di dirci: la vostra politica della pazienza strategica va bene, ma pazienti o no, noi il nostro programma nucleare lo manderemo avanti. Ed è quello che hanno fatto, purtroppo. In segreto i contatti non furono però interrotti del tutto. A New York, in questo edificio non lontano dalle Nazioni Unite, Robert Carlin incontra regolarmente durante gli anni di Obama i diplomatici nordcoreani. Discussioni ufficiose dietro queste finestre. I nordcoreani fanno di tutto per attirare l'attenzione dell'America. Nel corso dei due mandati del presidente democratico compiono 4 esperimenti nucleari e 12 lanci di missili balistici. Ogni volta era per dire agli americani: sentite, stiamo facendo sul serio. Questo è quello che abbiamo. Volete che ci sediamo a discutere? No? Bene, allora noi passiamo alla tappa successiva. Per finire, ci hanno mostrato il loro programma di arricchimento nel novembre del 2010. C'erano Seth Hacker, il professor John Lewis e io. Ci hanno portato a Yongbyon. Ci hanno fatto fare un giro nelle loro installazioni, ciò che non ci aspettavamo. Pensavamo di vedere qualche centrifuga. Non so, forse 10, 100, insomma un piccolo numero, e noi avremmo detto: ah sì, è proprio impressionante. Invece ci hanno portato in cima a un edificio davanti a una finestra panoramica, e lì sotto i nostri occhi abbiamo visto 2000 centrifughe.
Siamo rimasti a bocca aperta, senza poter proferire parola. E intanto cercavamo di contare rapidamente le centrifughe. Allora ci hanno fatto uscire perché non volevano che potessimo vedere troppi particolari. Il punto è che volevano che sapessimo ciò di cui disponevano. La situazione era diventata più pericolosa e complicata. Il vero sogno di Kim Jong-il era di invitare da pari a pari un presidente americano. Essere riconosciuto dall'America era il suo unico obiettivo politico. Non lo raggiungerà mai. Muore il 17 dicembre 2011. Gli succede suo figlio Kim Jong-un, che è molto diverso dai suoi due predecessori. Kim Jong-il era stato preparato per 20 anni ad assumere il potere. Numero due del regime, aveva una buona conoscenza delle relazioni internazionali e disponeva di una fitta rete di conoscenze nell'esercito. Kim Jong-un, all'inizio del suo regno, appare come un giovane mal preparato e sono in molti a pensare che non riuscirà ad affermare saldamente la sua autorità. Invece, si impone rapidamente. Dapprima eliminando tutti coloro che potrebbero metterlo in ombra, anche se fanno parte del primo cerchio, come suo zio, fucilato per corruzione, o il suo fratellastro, avvelenato all'aeroporto di Kuala Lumpur dai servizi segreti nordcoreani. Alla testa del paese ha due priorità. Vuole migliorare la situazione economica e allo stesso tempo sviluppare l'arma nucleare, che diventa una vera e propria ossessione. Uriye Hengmuryogun, Midimjikan, Zonzeng Okzeryogro, Minjoge Tatkonol Suagi Vian Tamboro Temida. Hangiryokan Hengmuryogue Pyongado Iko, Pugang Bonyong Doismio, Imindre Hengbokan Samdo Ismida. Sembra saldamente al comando, sembra che sia riuscito a intimorire tutti quelli che dovevano esserlo e a ispirare tutti quelli che avevano bisogno di essere ispirati. Pare modernizzare il regime, per esempio quando appare in pubblico con la moglie o quando visita una fabbrica di profumi, cose del genere. Sa come sedurre le élite e assicurarsi la loro lealtà malgrado tutte le difficoltà. E penso che abbia fatto il necessario per assicurarsi stabilità e continuità. Il giovane Kim Jong-un ha capito che gli esperimenti nucleari non sono sufficienti per impressionare l'America. Deve anche provare che è in grado di colpire il suo nemico direttamente. Allora moltiplica i test balistici a un ritmo mai visto prima. E spesso vi assiste di persona, come si vede nelle immagini diffuse dalla televisione di Stato. Abbiamo tentato la tattica del poliziotto buono e quella del poliziotto cattivo. Abbiamo tentato di ignorare la Corea del Nord, l'abbiamo minacciata militarmente, tutto quanto è possibile immaginare. Quasi tutto è stato tentato in quel periodo, ma niente ha funzionato alla lunga. E siccome la Corea del Nord non era in cima alla lista delle priorità, come diciamo la guerra contro il terrorismo o la situazione in Afghanistan, in Iraq, eccetera, la questione coreana non ha beneficiato delle risorse finanziarie e dell'attenzione che meritava. L'amministrazione Obama pensava di avere tempo, che la Corea del Nord non sarebbe stata in grado di progredire così in fretta da poter minacciare direttamente gli Stati Uniti durante il suo mandato. Kim Jong-un, invece, ha accolto tutti di sorpresa. Ha trasformato gli scienziati atomici in vere e proprie star, accolte da folle in delirio a Pyongyang. Per loro organizza grandi feste con i migliori artisti del paese. Nonostante le sanzioni, pare spenda ogni anno oltre il 20% del prodotto interno lordo nello sforzo nucleare.
E così la trappola dei Kim comincia a chiudersi durante gli ultimi giorni della presidenza Obama. L'inaccettabile si produce nel gennaio del 2017, quando il paese di Kim Jong-un annuncia la sua intenzione di procedere allo sviluppo di un missile balistico intercontinentale in grado di colpire gli Stati Uniti e di dotare questo missile di una delle loro testate nucleari in modo da poter minacciare gli Stati Uniti qualora gli americani dovessero minacciarli. Gennaio 2017, la data non è stata scelta a caso. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Qualche giorno dopo, Washington inaugura una nuova presidenza. Solemnly swear, preserve, protect and defend the Constitution of the. Come per le altre, Pyongyang fa di tutto per farsi notare. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Questa volta Kim Jong-un potrebbe finalmente riuscire a mettersi al centro del gioco. Ricordo che nel mese di novembre del 2016, subito dopo le elezioni, Barack Obama invitò Donald Trump nello studio ovale e i due ebbero una lunga conversazione. Obama spiegò a Donald Trump che c'erano forti possibilità che la Corea del Nord diventasse la più grossa sfida della sua presidenza in materia di sicurezza. La novità è Trump. Ho visto sfilare molti presidenti americani. Alcuni di loro erano più tolleranti, altri lo erano meno. Ma non c'è mai stato un presidente che abbia detto di voler sistemare il problema nordcoreano distruggendo la Corea del Nord. Fino a ora quella non era mai stata considerata un'opzione valida. Ma il presidente Trump non fa altro che ripetere che gli Stati Uniti potrebbero prendere l'iniziativa di attaccare la Corea del Nord per risolvere il conflitto. E ogni volta che proferisce questo genere di minacce contro Kim Jong-un, la possibilità di una guerra si avvicina. Per rappresentare l'America all'ONU, Donald Trump nomina Nikki Haley, una repubblicana ultraconservatrice. Tra i mesi di agosto e dicembre del 2017, Nikki Haley ha fatto votare tre risoluzioni che in sostanza decretano il blocco quasi totale contro la Corea del Nord. The draft resolution received 15 votes in favor. In Corea del Nord manca ormai quasi tutto, e in particolare il petrolio. 2397. This resolution ratchets up the pressure on North Korea even further, building on our last resolution, which included the strongest sanctions ever imposed on them. È la ventesima volta dal 1993 che il Consiglio di sicurezza decide di inasprire le sanzioni contro la Corea del Nord. Eppure a Pyongyang l'economia non è mai andata così bene. 4% di crescita nel 2016 e un aumento del 10% degli scambi economici. All'inizio del 2018 Kim Jong-un fa gli auguri ai coreani. Promette loro di continuare a sviluppare le armi nucleari, ma anche l'economia, in barba alle sanzioni dell'ONU. Sono molto contenta di stare qui a praticare i giochi tradizionali con i bambini per il Capodanno. Grazie al nostro leader, il venerato maresciallo, il futuro dei nostri figli sarà più brillante e prospero. Sono fiero di ciò che abbiamo portato a termine lo scorso anno e ho sentito il discorso di Capodanno del nostro leader supremo. Fa venir voglia di lavorare ancora più sodo. Le sanzioni sono in vigore da 9 anni, se non 10, ma lo vedete bene che non funzionano. È pura autopersuasione, non è una strategia. Non sono quasi mai d'accordo con il presidente Putin, tranne quando dice che i nordcoreani non abbandoneranno mai il loro programma nucleare, anche a costo di doversi nutrire di radici per sopravvivere. È impossibile tenere a bada la Corea del Nord a furia di sanzioni economiche. Le sanzioni sono sempre state troppo superficiali per risultare davvero dannose. Paradossalmente, queste sanzioni sono all'origine dello Yamadang, il mercato nero nordcoreano. Il sistema di distribuzione statale era allo sbando. Così è subentrato un sistema parallelo. Kim Jong-un lascia fare, e una delle conseguenze impreviste di queste sanzioni è che alla fin fine l'economia nordcoreana migliora. Il
Questo sistema di economia parallela si alimenta essenzialmente in Cina. Si può osservare molto bene il traffico tra i due paesi a Dandong, città cinese di frontiera dove i ponti con la Corea, dall'altra parte del fiume, non sono mai stati completamente tagliati. Nonostante le risoluzioni votate dall'ONU, Pechino non ha mai preso misure concrete contro questo commercio semiclandestino. Perfino il petrolio cinese continua ad arrivare in Corea del Nord, a volte grazie agli scambi in mare lontano da occhi indiscreti. Le sanzioni internazionali non possono funzionare se la Cina continua questo doppio gioco. Qual è il conflitto più importante sul pianeta? Quello tra la Cina e gli Stati Uniti, che si trovano su fronti opposti sia sul piano diplomatico sia sulla questione della sicurezza. Fintanto che questo conflitto struttura le relazioni internazionali, è nell'interesse strategico della Cina sostenere la Corea del Nord, esattamente come gli Stati Uniti hanno un interesse strategico evidente nel sostenere la Corea del Sud. Perciò, lei crede davvero che la Cina voglia esercitare una pressione economica rischiando il crollo del regime nordcoreano soltanto per far piacere agli Stati Uniti? È impossibile. La Cina è sempre più preoccupata dall'eventualità di un conflitto regionale, perché se dovesse scoppiare una guerra sarebbe sicuramente implicata. La Cina sta sperimentando un periodo di rapido sviluppo economico. La ricerca di una rinascita nazionale e la realizzazione del sogno cinese sarebbero probabilmente vanificati in caso di conflitto. E questa è una grande preoccupazione per la Cina. Quando la Corea del Nord non si approvvigiona in Cina, va a bussare alla porta della Corea del Sud. All'inizio dell'anno, il 9 gennaio, una delegazione nordcoreana varca la linea di demarcazione. A qualche settimana dall'inizio dei giochi olimpici invernali di Pyeongchang, partecipa a un incontro di alto livello tra il nord e il sud. Per la prima volta da più di 2 anni, davanti alle telecamere, la Corea del Nord è venuta a rassicurare i suoi fratelli nemici. La posta in gioco per Kim Jong-un è doppia. In primo luogo economica. Ogni volta che il Nord tocca la corda sensibile della riunificazione, ottiene delle generose sovvenzioni da parte del Sud. Inoltre, vorrebbe che Seoul allentasse l'alleanza con Washington. In Corea del Sud, la stampa e il governo hanno la tendenza a sperare che la Corea del Nord rivolga più attenzione al dialogo Nord-Sud. Ma è una cosa molto lontana dalla realtà. I nordcoreani sono concentrati al 99,9% sul tentativo di convincere gli americani della propria capacità nucleare. Vogliono essere riconosciuti come potenza nucleare dagli americani. Hanno solo questo in testa. Un'altra interpretazione a cui crede un buon numero di americani è che il Nord nutra ancora il desiderio ideologico quasi mitico di riunificare la penisola e il popolo coreano sotto l'egida del governo di Pyongyang. Per arrivarci devono però incrinare l'alleanza tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti, e per fare ciò devono essere in grado di minacciare gli Stati Uniti di un attacco nucleare intercontinentale. Ed è proprio questo che stanno attivamente cercando di fare ora. Non si tratta dunque di difesa o di dissuasione, ma di una strategia offensiva. Ogni giorno che passa, la minaccia diventa sempre più concreta. La trappola dei Kim si sta richiudendo. Quando la 113esima potenza mondiale riuscirà a tenere a bada la prima, Donald Trump non avrà più i mezzi per minacciare Kim Jong-un. Little Rocket Man, we're gonna do it because we really have no choice. We really have no choice. Un attacco militare su piccola scala contro la Corea del Nord potrebbe scatenare un'escalation fino al conflitto nucleare.
È questa la differenza tra il 1994 e oggi. Allora eravamo pronti a impegnarci in azioni più drastiche rispetto a oggi. In poche parole, le armi nucleari sono un elemento di dissuasione. Questo è vero per gli Stati Uniti, ma lo è oggi anche per la Corea del Nord. E i suoi leader lo hanno capito perfettamente. È proprio per questo che si sono dotati di un arsenale, per dissuadere gli Stati Uniti dal prendere in considerazione un'azione militare nei loro confronti. Oggi non c'è più, a mio avviso, nessuna opzione militare possibile contro la Corea del Nord. Ma questo non rassicura i coreani. Un po' dappertutto si percepisce un clima di guerra strisciante. Come su questa piccola montagna a 4 ore da Seul, con i suoi campi da golf, dove i coreani di città venivano a giocare nel fine settimana. Ormai non è più accessibile. È stata requisita dall'esercito. Delle batterie antimissile di ultima generazione fornite dagli Stati Uniti montano la guardia. Gli abitanti dei dintorni vengono a osservare, tenendosi a distanza. Più armi ci sono concentrate in uno stesso luogo e più il rischio di conflitto è grande. Ma questa non è la nostra guerra. È un problema tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti, o tra la Cina, gli Stati Uniti e la Russia. Eppure la guerra potrebbe scoppiare qui in Corea del Sud, nonostante il parere contrario di tutti i suoi abitanti. Gli abitanti sono contrari a queste batterie di missili che lasciano presagire una guerra. La loro presenza fa della regione un bersaglio per il regime di Kim Jong-un. Allora i ragazzi bloccano le strade, organizzano manifestazioni, a volte ridicole, con gli studenti dei licei della zona. Presi malgrado loro tra due fuochi, i figli della Corea si chiedono oggi se devono prepararsi ad affrontare un'altra guerra. Giardino di Albert, la domenica alle 18.10, la 1. In collaborazione con Gas Naturale.